Il comune di Terre Roveresche si appresta a vivere una settimana da capitale al quadrato dall'8 al 14 luglio all'interno del progetto 50x50 di Pesaro 2024. Il titolo del programma realizzato, ovvero Le notti di Lavinia, è dedicato alla vigna feltrea della Rovere e porterà con sé una settimana ricca di storia, arte, escursioni, musica e tanto altro. Indubbiamente è una grandissima cassa di risonanza, non solo italiana, ma sicuramente anche oltre i confini italiani e forse anche europei. E la prossima settimana dall'8 al 14 saremo a Terre Roveresche, quelle che noi chiamiamo ormai le quattro Terre Belle, perché è nata dall'unione dei comuni di Barchi, Orciano, Piaggio e San Giorgio di Pesaro, qualche anno fa. La cosa bella, oltre a essere parte di questo grande progetto che coinvolge la provincia, è che in questa settimana avremo sparso il territorio oltre 50 eventi organizzati da tutte quelle che sono le associazioni del nostro territorio, dalle Proloco, associazioni sportive, dai nostri produttori locali, e quello che è importante, il filo conduttore sarà, e abbiamo chiamato appunto la nostra settimana Le notti di Lavinia. Lavinia era la sorella di Francesco Maria II della Rovere, quindi fa parte di quella che era la grande famiglia della Rovere, quindi dei Duchi d'Urbino, e abitava proprio in un palazzo a Montebello, chiaramente nel comune di Terre Roveresche, che abbiamo recentemente acquistato. Palazzo importante, quindi ecco, dietro le notti di Lavinia si muovono questi 50 eventi che vanno e toccano tutto il nostro territorio. Ci sono escursioni, visite guidate, sono una decina. Poi ci sono le mostre artistiche, le esposizioni, sono una quindicina. Poi ci sono gli eventi conviviali, sono una decina, tra cui i tre riservati al Cosa C'è Dop, no? Per quel circuito di scoperta e riscoperta dell'enogastronomia territoriale. E poi ci sono gli eventi, gli spettacoli. Ad esempio abbiamo l'onore di avere il venerdì l'Orchestra Olimpia che faranno un brano inedito, musica per 18 musicisti, Music for 18 Musicians, e poi ci saranno gli eventi del sabato, conclusivi del sabato e la domenica con il coro Giubilate inquadrato nel festival Musice Meniloci. Un programma molto articolato e che tra l'altro il comune di Terre Roveresche ha anche annunciato di volerne fare, diciamo, un po' un modello da replicare anche per i prossimi anni, lavorando intanto a far funzionare bene questa settimana da capitale. Pensiamo che sia uno dei messaggi più importanti, perché poi quello che vorremmo rimanesse di questo anno da capitale e anche del progetto 50x50, cioè non dissolvere questo patrimonio di relazioni, di programmazione che i comuni in collaborazione con Pesaro, Pesaro 24 hanno creato, ma anzi farne un elemento di rilancio verso quella che è una nostra sfida già dichiarata di concorrere come provincia di Pesaro Urbino per la capitale europea, questa volta della cultura 2033.